Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB 8 13° Est, frequenza 12.149. In collaborazione con... Amici di Bike Show, siamo a Viareggio, siamo all'Hotel Esplanade, ospiti di Italy Bike Hotel, il nostro partner in questa stagione 2012. Siamo qui per intervistare un grande protagonista di questo inizio stagione, Francesco Chicchi, corridore del team Omega Pharma Quick Step. Andiamo a intervistarlo, seguitemi. Siamo qui all'Hotel Esplanade di Viareggio, come dicevamo, e siamo qui con Francesco Chicchi. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti voi. Bene Francesco, un inizio di stagione 2012 veramente perfetto, 3 vittorie, penso che al morale fanno bene. Sì, poi sai, io arrivavo da una stagione fallimentare come quella che ho fatto l'anno scorso. Ho lavorato sodo quest'inverno proprio per partire forte, perché dovevo riconquistare la fiducia dei compagni, ma soprattutto della squadra e dei tifosi che si erano un po' allontanati. Ti ripeto, sai, un velocista l'anno scorso avevo fatto una stagione che non avevo praticamente mai visto un ordine d'arrivo, e niente, il morale adesso è altissimo, ho vinto anche sabato e niente, andiamo avanti così, concentrati, e vediamo più avanti. In Argentina ti sei sbloccato. Quando hai vinto, com'è stata l'esplosione? Ma sono passate in una frazione di secondo davanti agli occhi tanti frangenti di tante piccole cose successe l'anno passato e in questo inverno. È stata una liberazione veramente importante, di rabbia, di felicità, un misto che è come se avessi vinto veramente la prima gara della carriera ciclistica. Invece, insomma, era già una, se non sbaglio, la 22-23esima vittoria della carriera. È stata veramente una cosa contentissima, sono stato. Tu hai vinto il campionato del mondo 2002 a Zolder, quindi un mondiale tutto toscano, perché Under 23 Francesco Chicchi, elite, professionisti, Cipollini, quindi un anno di quelli proprio stupendi. Poi sei passato professionista, i primi anni al servizio però di un velocista. Sì, sì, io vinsi il mondiale nel 2002, ormai sono passati 10 anni, bisogna girare anche pagina per trovare l'albo d'oro. Sono passato subito alla Fassa Bortolo e sai, trovandoti subito in uno squadrone come era la Fassa Bortolo in quegli anni lì, che era la squadra numero uno al mondo, con Petacchi, Bartoli, Frigo, Aitor Gonzalez, Cancellara, Pozzato, potevi veramente fare 3 squadre con questi capitani. Chiaramente io arrivavo da una stagione importante tra i dilettanti, sbagliando probabilmente il mio approccio al professionismo, passando credendo di essere arrivato. Invece quando passi professionista ricomincia tutto da capo, comincia lì il vero ciclismo. Poi sai, con Alessandro, con Petacchi, inizialmente ci dividevano perché io non ero in grado di tirargli le volate, anche perché sai, le corse dilettanti erano 160 massimo, 150, 130. Arrivavi da professionista che la più breve era 199. E quindi sono stati i primi 3 anni alla Fassa Bortolo, sono stati veramente complicati per me. Poi sei passato alla Quick Step, giusto? Dove hai cominciato a vincere? Poi sono andato alla Quick Step un anno, dove riuscii a ottenere la prima vittoria individuale praticamente nel 2006.
e quell'anno lì ottenni 3 vittorie, tutte in gare dove insomma di secondo piano, di seconda fascia, ecco. Però insomma cominciarono ad arrivare i primi frutti di allenamento e sacrificio. Il passaggio al professionismo comunque hai detto che è stato difficile perché cambia tutto da dilettante a professionista. Sì, sai, io qualsiasi dilettante al giorno di oggi, 10 anni a questa parte, sai, tutte le squadre si ritrovano, la famosa casetta dove abitiamo quasi tutti insieme, quelli lontani, e quasi tutti i giorni ti alleni col direttore sportivo. E io mi trovai a passare professionista che il 10 di gennaio mi arrivò il primo biglietto aereo per andare a correre. Io dissi, ma come a correre? Quando si comincia a allenarsi qua? Perché cascavo dalle nuvole, dovevi fare tutto da solo, allenamento, programmi, tabelle, tutte queste cose qua, tutto da solo. E sai, uno coccolato come ero io da dilettante, mi diventò veramente tutto difficile. Mi si aprì una porta totalmente nuova. Francesco, adesso in questi anni, io ti considero sempre nei giovani, nel parterre dei giovani, però sono già 10 stagioni a professionista. Sì, questa è la 10ª stagione. Sai, i giovani adesso ce ne sono altri, c'è Guardini, c'è Viviani, c'è Os, Guarnieri, sono tutti i nostri velocisti italiani che stanno maturando piano piano e crescendo veramente bene. Io personalmente il mio carattere è ancora quello di un giovanotto, però sai, comincio ad avere 31 anni, la 10ª stagione, non voglio dire che sono vecchio, anzi, se leggi il giornale di stamattina, Cipollini vuol tornare a correre a 45, quindi voglio dire, ne ho ancora... Senti, di professionista. Mi sento alle prime armi. Però dai, io penso che ancora altri 6 o 7 anni penso di poterli fare. Tu sei passato qui, sei qui in Toscana, sei un toscano, con, dove c'è una tradizione di anni, Cipollini, Petacchi, quindi sono, diciamo, eredità anche difficili. Cioè, sicuramente, sai, dopo Cipollini ha fatto la storia, poi la Petacchi ha continuato e il terzo dovrei essere io. È un'eredità molto difficile, però io mi sto allenando bene, sto cercando di fare il 110% per prendere questa eredità. Chiaramente, sai, si parla di due monumenti del ciclismo italiano, non è facile, però ci proviamo, insomma. Francesco, oltre 20 vittorie fino ad oggi comunque in carriera, diciamolo che comunque vincere è sempre difficile, 20 vittorie non sono poche. Ma sì, io scherzando quando vinco dico che è sempre fortuna, però sai, una fortuna può essere una vittoria ogni 5 anni. Quando vinci e poi vinci abbastanza, non dico tanto, ma abbastanza, insomma, cominci a essere un buon corridore, non dico un campione, però un buon corridore sopra le 15-20 gare può dire di esserlo, ecco. Tu hai iniziato a correre a quanti anni? Io avevo 8 anni quando ho iniziato a correre. Quando dicono si inizia a correre giovani, poi si smette, hai iniziato a 8 anni, a 31 sei ancora vincente e stai andando avanti a tutta. Ma sì, poi la voglia è sempre quella come di quando avevi 8 anni. Il problema fondamentale è che bisogna vedere come inizi a correre, perché se inizi a correre per gioco, i primi 10 anni è un gioco. Ultimamente invece, scusa, nelle categorie giovanili a 8 anni pensano che sia già il professionista della situazione, invece non è sempre così, anzi, fino a dilettante deve essere veramente un divertimento. Poi quando decidi di provare a fare il corridore gli ultimi 2 anni da dilettante e provare a passare a professionista, allora in quel momento lì diventa un lavoro. Qual è la gara che dici, ma io la voglio vincere e ogni anno magari ci punti, ecco? Ma la gara è sempre la stessa per tutti i velocisti in Italia, che è la Milano-Sanremo. Sfortunatamente, sembrerà strano, in 10 anni io non sono mai riuscito a farla. Però e l'obiettivo sarebbe quello di provare un giorno arrivare a meno a giocarsela, però ti ripeto, l'idea è quella della Milano-Sanremo, però non avendola mai fatto non so se posso arrivare davanti, però vedendo i corridori che l'hanno vinta, insomma, in qualche anno posso sognare anch'io di esserli davanti. Quest'anno la fai? Guarda, quest'anno non è ancora definito il programma, però oggi andrò a sentire il DS Bramati, sentiamo cosa dice. Tu corri in una squadra dove ci sono corridori molto forti
e quest'anno comunque la squadra ha già vinto veramente tanto. Sì, quest'anno con Miglieri siamo arrivati a 20 vittorie. Guarda, hanno cambiato un po' mentalità di allenamento, un po' di materiale, biciclette, abbigliamento, tutte queste cose qua. Sono arrivati dei nuovi corridori molto forti che hanno rinforzato la squadra. E noi quest'anno, ora, non penso che nessuna squadra fosse mai partita forte come siamo partiti noi quest'anno. Sta andando tutto per il verso giusto. Vinciamo con diversi corridori, perché ho vinto io, ha vinto Tom, ha vinto Lei Palmer, ha vinto Veliz, ha vinto il giovane Fenn. Insomma, è sinonimo che la squadra si è allenata bene e stiamo tutti bene. Francesco, tu il 2011 hai detto una stagione difficile, come per i velocisti quando non si vince è come per un attaccante non segnare. È tornato alla vittoria dopo una stagione difficilissima, Tombone è tornato anche lui alla grande. Sì, anche lui ha avuto una stagione difficile l'anno scorso, ma nessuno si dà una spiegazione alla nostra stagione di squadra che l'anno scorso, perché bene o male abbiamo fatto quasi sempre le stesse cose di allenamento, di programmi. Tom è riuscito a vincere in Argentina e sembra che si sia risbloccato, perché in Qatar andava veramente fortissimo, adesso la Parigi-Nizza sta andando forte. Poi sai, lui è un grande campione, lui vede solo le corse della Settimana Santa in Belgio e sicuramente quest'anno farà, se la fortuna lo assiste, un buon Fiandre e una buonissima Roubaix. Ecco. Te che ci sei in squadra, per Bone, vedere un Gilbert che fa un 2011 così, essendo corridori del Belgio, quindi il Belgio sappiamo che mangiano pane e ciclismo, sicuramente gli ha acceso la grinta ancora più forte. Ma sai, sicuramente l'anno scorso anche lui non è che fosse molto felice, che lui non andava e Gilbert vinceva da tutte le parti. Probabilmente un po' ha sofferto questo dualismo che c'è, sai, in Belgio prima erano tutti Bonen, adesso l'80% è Gilbert. Però adesso anche lui si sta riscattando alla grande. Per il momento penso che ora come ora sia più credibile Tom rispetto a Philippe Gilbert. L'appuntamento invece di quest'anno che dai ai tuoi tifosi, cosa dici? Dov'è che ti aspetti? Ti devono aspettare? Ecco. Guarda, quest'anno finalmente farò il Giro d'Italia, farò il Giro d'Italia da capitano per le volate della nostra squadra. Quindi al Giro d'Italia voglio arrivare pronto e voglio finalmente vincere una gara un po' importante. Quindi appuntamento con Francesco Chicchi al Giro d'Italia e mi raccomando, facciamo il tifo e Forza Italia. Certo, speriamo Forza Italia e Forza Chicchi anche. Bene. Noi ti ringraziamo di essere stato qui, noi ospiti tuoi, perché siamo in casa tua, siamo giù qua a Via Reggio, bellissima località. Per chi facevi il tifo quando eri piccolino? Per Cipollini. Sempre per Cipollini. Allora lanciamogli un messaggio a Mario. Oggi abbiamo letto Gazzetta Sport, Mario torna a correre per far vincere Guardini. E te cosa gli dici? Guarda che ti arrivo davanti. Oddio, sai, il motore ce l'ha sempre avuto, però insomma l'età penso che si cominci a far sentire. Ora sai, ti ripeto, le nostre gare quando va bene sono 180 km. Lui va forte ancora, però io dopo 180 km non so come riesca a fare o tirare una volata. Io personalmente non tornerei, però ognuno è libero di scegliere quello che vuole. È la testa dei velocisti questa, Francesco, che fa stare i giovani, correre tanti anni. Cioè, diciamo che gli scatori di solito smettono prima, il velocista è proprio la forza, l'adrenalina nella testa? Ma sai, forse facendo il velocista nelle tappe quelle medie o di alta montagna sfrutti meno e vai più avanti con l'età. Dai, in conclusione lanciali un messaggio a Mario, dai. Mario, se torni se ne vede delle belle, però non so se fai bene o fai male, non so, vedi te. Bene, grazie Francesco, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi, crepi il lupo.
Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149.